anche a lui rivolgiamo qualche domanda. Allora, ci dica subito se questi luoghi manzoniani esistono, sono esistiti, è un errore, una fantasia, ci dica subito qualcosa. Dunque, la risposta è ma, perché vi è una differenza grossa. Mentre i luoghi diciamo di Milano, della zona di Milano, di Monza, di Gorgonzola sono indicati in maniera estremamente precisa, quelli dell'Ecchese no. Quelli dell'Ecchese no, praticamente gli unici che Manzoni cita davvero sono la guarnigione spagnola, quindi il centro di Lecco, la Torre, il Ponte, che Scarico. Basta, non ne cita. Se non li cita, perché non li vuole citare, mi sembra evidente. Anche perché ne parla invece ampiamente dei luoghi di Milano, cioè Porta Nuova, Duomo e così via. E qui è partita, già appena uscito il romanzo, una stranissima caccia, la caccia ai luoghi manzoniani. Cioè i lecchesi si sono immedesimati tanto nel romanzo che hanno voluto cercarli per davvero. E quindi per esempio sono andati a cercare il vero paese, il vero rione di Renzo Piano, che qui addirittura ci sono due rioni che si sono messi a litigare, Acquate e Olate, sostenendo ambedue di essere il vero, inevitabile, assoluto e genuino paese di Renzo Piano, e così via. E ci sono stati in atto una stranissima scienza locale, una topografia manzoniana, di signori serissimi che giravano per Lecco segnando la distanza dei campanili, l'ombra dei campanili, per identificare i veri luoghi. Perché è successo questo fenomeno? Molto probabilmente per un motivo specifico. Cioè Lecco è una città che ha trovato la sua tradizione, una tradizione di fatto letteraria proprio dei promessi sposi. E quindi si voleva assolutamente che i luoghi esistessero. Noi abbiamo inserito 23 tavole, i luoghi manzoniani ne avremmo potuti mettere molti, molti di più. Il professore Daccò ha, come ho detto, contestualizzato ognuno di questi 23 luoghi che noi abbiamo scelto. Se dovessi chiederle quale è il più significativo, secondo lei cosa mi risponderebbe? Ma dunque, delle 23 tavole, e non è citato nel romanzo, io penso che il luogo più significativo in assoluto, che effettivamente è il luogo manzoniano per eccellenza, è la Villa Manzoni. Villa Manzoni non è una villa di vacanza della famiglia Manzoni, come molti libri di testo continuano a scrivere. È la casa della famiglia Manzoni, proprio la casa di famiglia, in cui Alessandro Manzoni trascorre tutta l'infanzia, l'adolescenza e la prima giovinezza. Questo non è arbitrario, è un dato di fatto perché lo scrive lui. Lo scrive lui nell'introduzione al Fermo e Lucia. Imparerete, forse lo sapete già, che i promessi sposi hanno avuto 3 versioni diverse, prima il Fermo e Lucia, poi gli sposi promessi, poi i promessi sposi. E ogni volta dei libri diversi, praticamente. Ecco, tutto il paesaggio dei promessi sposi, che è un elemento straordinario del romanzo, che è assolutamente fisso sempre nel ricordo di Manzoni, nasce dai precisi ricordi visivi di Alessandro Manzoni dalla sua casa. Per esempio, proprio all'inizio celeberrimo, quel ramo del lago di Como, Volge al Mezzogiorno, esattamente i ricordi visivi che Manzoni aveva dalla sua casa del Callone, in cui allora non vi erano altre costruzioni in mezzo, per cui da una parte venivano le seconde e dall'altra le seconde. Quindi il luogo manzoniano per eccellenza è il Callone, anche perché è legato alla famiglia, è la tradizione, la storia della famiglia, in larga parte ripresa. Una domanda invece su quello che è il professor Daccò. Il professore è un medievista e un museologo, ci racconti che cosa fa? Cosa faceva? Allora, il medievista è un lavoro strano, soprattutto lei, il museologo. Il museologo è in tutto il mondo, tranne che in Italia, la persona che si occupa dei musei, fa i musei, realizza davanti il coroce. È una professione che esiste dappertutto, teoricamente di fatto esiste anche in Italia con scarsissimi riconoscimenti ufficiali, cioè di fatto non ha una collocazione ufficiale. Tant'è che, se pensate, quando abbiamo fatto un nuovo museo, regolarmente si dice è il museo dell'architetto Talditani. Porto un esempio, conosco bene tutte e due, quindi non è assolutamente offensivo. A Trento, andate a vederlo, appena è stato realizzato il grande nuovo museo di scienze naturali, che è straordinario, e da tutte le parti leggete il museo di Renzo Piano. Renzo Piano è semplicemente l'architetto. Il museo di scienze naturali di Trento è di Michele Azier, cioè il direttore del museo che con una grossa equipe ha lavorato per anni. Cioè il rapporto tra l'architetto e il museologo, lo stesso, cioè tra lo scrittore e l'editore. Nessuno direbbe che un romanzo è un romanzo Mondadori, scritto da Mondadori, no? L'editore, il tipografo, quando lo realizza, seguendo le indicazioni del museo. È un lavoro importante, e mi è piaciuto moltissimo. Era straordinario, ho sofferto molto di dover aspettarlo, e purtroppo il fatto che non abbia un riconoscimento in Italia, non se ne parla neanche, spiega perché, nel senso, un paese ricchissimo di beni culturali è uno dei paesi che ha i musei meno messi meglio da parte loro. Un'ultima battuta, proprio due parole, siamo veramente con i tempi strettissimi, mi perdoni, le vorrei chiedere, per invogliare davvero questi ragazzi a leggere I promessi sposi, leggetelo perché è bellissimo, ve lo assicuro, quanto è attuale oggi questo romanzo? Dunque, il romanzo è non a caso il più grande romanzo della letteratura italiana, è già stato detto prima, è illeggibile veramente prima dei 35 grammi, perché prevede una serie di sensibilità che sono ben diverse. La qualità è assoluta, cioè un romanzo della prepotenza, la prepotenza di Don Rodrigo, della mafia, veramente è un rapporto mafioso che lega Don Rodrigo all'indominato e alla violenza, e quindi è un'autorità straordinaria. La prepotenza, l'imbroglio, pensate alla Zecca Garbugli, che, come dice il nome, si inventa tutta una serie di leggi, decine e controleggi, per dar torto al giusto che ha ragione, che è Renzo. Quindi l'attualità del romanzo mi sembra evidentemente straordinaria.